Bentornati sul canale di Axios00, bentornati in un nuovo episodio di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Incredibilmente c'è il sole, c'è il sereno, guardate qui che bello, tira un vento cane, però c'è il sole. Guardate le torce come si piegano al vento. Allora, la prova dei Gonu l'abbiamo fatta, il sacrario qui dietro è stato completato, come avete visto nello scorso episodio, che è andato un po' più per le lunghe del previsto. Io però, lassù si va alla torre, mentre io volevo comunque passare dall'alto. Però volevo procedere lungo strada per vedere un po' se magari trovavamo qualcosa di interessante anche lungo queste rocce. Certo, salire forse sarebbe un'idea migliore. Però, allora, dovrei ritornare di là in qualche modo. Ecco, tipo, usando questi ponteggi mi sembra il modo migliore per tornare di là. Allora, proviamo a non volare di sotto. Sono torce quelle? Sì, sono quelle specie di vasi che si illuminano, che l'altra volta mi hanno quasi fatto impazzire. Io sono altissimo però qui, wow. Ma è andato giù la terra rispetto a dove eravamo prima, o siamo noi che siamo saliti veramente tantissimo? Perché non era così distante il suolo, almeno non me lo ricordavo così distante io. Comunque è vero che stiamo scendendo nuovamente, perciò non ci sono problemi. Anzi, stiamo proprio scendendo di brutto. C'è qualcosa qui? No. Andiamo in paravela, va, che c'è anche il vento, mi sa, favorevole. Almeno se non ho visto male. Ok, ci rivediamo. Che è quell'affare? Una roccia, sembra. Ok, vediamo un po', ci vediamo tra un po' appena trovo qualcosa. Tanto massi che cadono. E qui c'è da stare attenti. Ok. Hanno cercato di bloccarmi la strada, forse? Hanno cercato proprio di impedirmi di passare dalla parte di là, ma noi non ci fermiamo davanti a niente. Ho visto roba da usare, esatto, da usare col Calamitron. Mi sembra ci sia assolutamente niente qui, però proviamo un po' a scostare questi massi, magari. No, c'è assolutamente niente. Me ne devo fare qualcosa di questo masso, oppure lo possiamo anche togliere tranquillamente, rilassatamente, giusto per capirlo. Ok, lasciamo, oddio, manca poco, me lo facevo cadere in testa, ma va bene così. Procediamo, ok, un arco. Quindi da qualche parte stiamo andando. Dove siamo nella mappa adesso? Abbiamo quasi oltrepassato l'altopiano Kotume. Stiamo ritornando verso il Canyon Gerudo, però stiamo... Lo dovremmo oltrepassare appunto per arrivare a quella che spero sarà una cittadella Gerudo. Almeno li vediamo, li conosciamo un po', anche se li abbiamo già visti, mi sembra. Qualche donna l'abbiamo già trovata, qualche donna Gerudo. Qui c'è qualcosa da far esplodere. Ci pensiamo subito, istantaneamente. E io metto sempre male le bombe, in modo che scivolino un po' e poi alla fine non trovo mai niente. Scrigno addirittura! Ok, ma aspettavo un qualcosa di più... Wow, un rubino! Grandi, grandi! Perché ho l'impressione che per la prossima fata radiosa ci vorranno un bel po' di soldi, come mi avete detto. Io avevo tirato una cifra astronomica, quella che pensavo fosse una cifra astronomica. C'è un sacrario. Avevo detto 10.000 rupie e qualcuno di voi mi ha detto, ridendo, che forse non ho sbagliato, mi sa. Quindi me l'ha detto ridendo, perciò non lo considero spoiler perché mi ha lasciato un po' con il dubbio. Però ho veramente paura di averci preso e spero vivamente di no. Dov'è qui il sacrario esattamente? È più su forse? O qui sotto? No. Qui direi proprio di no. Lo ci riusciremo a trovare? Tanto che... Ma sono tipo miniere queste. Cioè, tipo cave. Sapete, tipo cave di marmo, questa roba qui. Assomigliano molto. Comunque, il sacrario me lo indica forse di qua. C'è uno stallaggio! Questo è uno stallaggio! Grandi, lo stallaggio, trovato. Perfetto, ecco perché mi indicava che c'era un sacrario, perché c'è lo stallaggio. Allora prima di andare, c'è anche Kankis, grande stallaggio del Canyon Gerudo. Oggi vediamo un po' se riusciamo a fare stallaggio più ricordo, perché sarebbe fantastica come cosa. Io per ora gli passo attraverso, non... Sì, lo vedo che c'è già. C'è anche Kashiwa. Mamma mia, allora aspettate, prima Kashiwa, perché ci potrebbe dire qualcosa, magari sbloccare una sfida dei sacrari, appunto, da che quel sacrario che sto cercando vada attivato, forse. Vediamo. Che si rivede, come stai? Hai fatto molta strada, eh? Non è stato facile nemmeno per me, che ho le ali. Il mio maestro era il musico di corte della famiglia reale di Hyrule. Quando 100 anni fa il castello di Hyrule fu colpito dalla calamità, egli fuggì il più lontano possibile. Fu un viaggio pieno di pericoli, a differenza del mio.
Scusa, come sempre parlo troppo. Ora devo tornare al mio lavoro. Questa è la canzone dell'eroe ancestrale, nella versione insegnatami dal mio maestro. Vuoi ascoltarla? No, perché l'abbiamo già sentita questa. Quindi, ok. Questa l'abbiamo già sentita. Allora, aspettate un attimo che vado in cerca del sacrario, poi vi mostro dov'è appena lo trovo. Intanto una pietra focaia serve. Eccolo qua su sopra, perfetto. Grandi. Ho usato semplicemente un turbine di Revali. Come vedete è qui sopra allo stallaggio. Veramente molto molto vicino allo stallaggio. È un po' più a sud rispetto allo stallaggio, ma c'è. Quindi entriamo subito a farci questo sacrario in modo da sbloccare il teletrasporto poi per quello stallaggio, che mi interessa molto. Poi avete visto, ci sono due mini missioni lì più c'è Kang, per il ricordo. Quanta roba c'è in sto gioco, non smetterò mai di dirlo. Cioè, abbiamo fatto un botto di episodi e c'è ancora una quantità di roba immensa. E ancora, non cioè, ci sono 900 semicorogu e ne ho trovati 65. Mi viene da ridere tutte le volte che ci guardo perché è veramente una tragedia. Forza elettrica, sacrario di Kenoi. Kenoi, ok. Obi-Wan Kenobi. Benissimo, allora, scusatemi, è partita così. Solleviamola e appoggiamola qui, quindi. Ok? Ti piace? Yes, eh? Questo era decisamente molto molto semplice da fare, almeno per il momento. Tra un po' succederanno cose mirabolanti, però al momento va bene, al momento è tranquilla la situazione. Oh, allora, ci sarebbe da attivare quella a destra, quella a sinistra, guardarla davanti. Quindi, ah, aspetta un attimo. Ma se io gli vado addosso, tipo con la lancia Gerudo, ce la facciamo prima che lui... Wow, prima che lui spari col raggio. Sempre per un pelo, ce la facciamo noi. E la possiamo prendere senza... No, ok, va bene. Dovrò tagliare con una freccia normale, Ale, questa corda. Perfetto. Prendiamola. E ah, aspetta, aspetta un attimo. Freccia di legno ripresa, ci voleva. Non voglio sprecare troppe frecce. In effetti, quando possiamo riprenderle, è sempre buona cosa cercare appunto di recuperarle, di farlo, di riprenderle le frecce di legno, perché buttarle via scoccia. Non costano molto, però è sempre meglio comunque averne eventualmente di scorta per, sapete, tempi di magra. Allora, di là si va verso lo scrigno e quella porta invece... Come diavolo la apro io esattamente quella porta? No, giusto per capirlo. Magari la chiave è proprio qui dentro lo scrigno? Che se non mi ricordo di aver mai trovato chiavi io negli scrigni. Piccola chiave. Ritiro quello che ho detto. Sì, era già successo in un altro sacrario. Quindi, ok. Mia memoria solita ormai la conoscete benissimo. Perciò non ci sono problemi. Facciamo così, almeno torniamo di là più velocemente. E apriamo la porta. Io però non ho ancora trovato scrigni. Oltre a quella. Ah, aspetta un attimo. Che cattiveria. Ah, non è di quelli. È di quelli che sparano. Che non sparano. Di quelli normali. Proviamo a utilizzare la spada suprema, dai. Va bene così. No! Ritiro quello che ho detto sul fatto che non sparava, il maledetto. Allora, pugnale da guardiano, neanche plus o plus plus. Ormai quelli lì li snobbiamo incredibilmente, i pugnali normali. Le armi da guardiano normale ormai vanno snobbate. Non so perché, ma prevedo un certo quantitativo di tragedia in questo posto. Allora, come funziona? Ah, fatemi capire. Di qua ci sono due... ah, ok. Va fatto tipo conduzione. Oh, ok. Va bene, ma questo lo possiamo spostare senza prenderci la scossa. Sì. No, Ale, con calma e per piacere. Se lo lasci tipo qui dovrebbe andare bene perché si è addirittura acceso spostando solo quello. Volevo spostare anche l'altro nel caso, però non è importata la situazione. Bene così. Quante ne mancano di scrigni? Perché io però non ne ho visti, in questa zona. Sa che dovrò tornare indietro, evidentemente, a cercarli. Di qua c'è roba? No, qui c'è il vuoto. E qui c'è il vuoto. Ok, prima di proseguire, allora prima di uscire da questo sacrario, magari c'è qualcosa qui dietro? Sembra di no. Comunque, dicevo, prima di uscire da questo sacrario, setterò il sensore sugli scrigni e vediamo un po' di trovarlo. Ah no, è di qua, ok. Io li stavo portando di là. Ma non è che li posso buttare giù con questo? Yes! Non infilare dentro all'elettricità perché altrimenti è un problema. Notevole anche. Perfetto, rimetto a posto questi e poi vediamo che c'è nello scrigno, eh.
Porta riaperta. E adesso che contiene questo scrignozzo? Una cimitera chiar di luna che già abbiamo. Però se riesco a liberarmi qualcosa dall'inventario, me la riprenderei anche un'altra. Perché a parte che questa mi sa che è mezza rotta ormai, però mi piaceva averla. Dovrei anche depositare un po' di armi forse a casa. Sarebbe anche il caso, tipo questa bacchetta delle meteore e questa bacchetta delle bufere andrebbero depositate a casa. Non ce ne facciamo di niente al momento. Di brandistocchi ne ho due, vero? Uno lo togliamo di qui. La foto gliel'abbiamo fatta? Sì, perfetto. L'importante era questo. Quindi, ok, prendiamoci la scimitarra e poi usciamo dal sacrario prendendo anche, ovviamente, l'emblema. Sia mai che lo lasciamo qui, che tanto rimanda solo, poverino, non è il caso. Là c'è anche un guardiano. Wow. Non l'avevo minimamente visto. E lì ci sono anche un botto di materiali. Aspettate, vado a prenderli prima di andare allo stallaggio a sto punto. Già che ci siamo, ho detto, andiamo anche a prendere... Ah, ok. Perfetto, intanto è lo stallaggio del Canyon Gerudo, questo. Comunque, mi hai trovato un Korogu. Grandi, era andato qui per prendere quei cosi che li abbiamo sempre visti, ma non mi ricordo il nome. Io ho preso qualcuno, no, meno male, è andata bene. La scatola, ecco, non mi veniva il termine tecnico. Ok, perfetto, non ne abbiamo prese neanche una. Grandi, allora, te chi cerchi esattamente? Gumana. Ehi là, hai visto i miei amici per caso? Sono quattro viaggiatori di nome Veni, Amani, Natane e Pam. Pam mi sembra di ricordarmelo. Io, ecco, non lo so, ero in viaggio con loro quando dei mostri sono sbucati fuori dal nulla lungo il sentiero dell'altopiano Cotume. Sentiero dell'altopiano Cotume. Forse allora non li abbiamo trovati. Io ho pensato solo a scappare finché non sono arrivato qui. Tu non mi crederai, ma a un certo punto mi sono girato e i miei compagni, loro, erano scomparsi. Credi forse che quei mostri li abbiano... Ah, ma cosa vado a pensare? Stanno tutti bene, ne sono certo. Comunque è per questo che mi trovo qui, sto aspettando il loro ritorno. Se dovessi incontrarli da queste parti potresti avvertirli che Gumana è qui che li sta cercando? Va bene Gumana, d'accordo. Tanto non ci costa niente. C'è anche il cagnolino qui, perfetto. Allora, volevo Kengis che è lì dentro, non mi bastano. Tu cosa vuoi invece? Pirue, amico, hai qualche scatola? Perché? È che sono stanco. Stanco di andare a velocità normale, intendo. Ho assaggiato le scatole per la prima volta quando avevo 5 anni. Ora che ci penso, da allora le ho mangiate ogni singolo giorno. È grazie a loro se vincevo tutte le gare. Da allora sono passati 55 anni. Ma le scatole sono ancora il mio cibo preferito. Ma ormai, per quante ne mangi, sono troppo in là con gli anni per arrampicarmi sulle scarpate dove crescono. È per questo che dico a tutti i giovanotti che passano di qui che sto cercando le scatole. Ti darò un diamante in cambio di 55 scatole! 55! È un tesoro che non trovi mica per strada, eh? Se vuoi fare affari, vieni a parlarmi, sono sempre qui. 55 mi sembrano un po' eccessive. Magari qui ce ne sono parecchi, ho visto. Però non certo 55. Comunque, prima del tesoro del cane. Kengis, dici del ricordo, gentilmente. Ehi, ci incontriamo di nuovo. Anche tu sei in viaggio? Io viaggio in tutto il mondo. Se vuoi, posso darti qualche indicazione. Se hai un'immagine da mostrarmi, tirala fuori. Ecco il mio album. Vediamo un po' dove potrebbe essere il prossimo ricordo. Questa immagine. Cosa? Non è il Bazar Arsur? Si trova in un'oasi vicino alla cittadella Gerudo. Se da qui procedi verso sud-ovest non puoi sbagliarti. Sud-ovest. Quindi praticamente basta proseguire verso questa strada in teoria. È un posto davvero caratteristico nel quale si respira un'atmosfera esotica. Vale la pena visitarlo almeno una volta. Scusatemi, eh. Allora, mappa. Terre desolate, Gerudo, deserto Gerudo, la cittadella però non ho idea di dove sia, questa è la cittadella forse? Perché verso sud-ovest, potrebbe essere anche qui forse, perché è vero che c'è un'oasi. Lui ha detto sud-ovest, quindi non è qui sicuramente perché questo è sud-est, perciò non è qui. Ok, io la do per questa forse, quella giusta. Bellissime ste rovine nel frattempo. Sembra davvero a volte di star guardando degli scavi archeologici, delle mappe di scavi archeologici e roba simile. Veramente fantastico. Qui c'è il Canyon Gerudo. No, ok, dovrebbe essere qui, forse. Ah, guardate un po'. Questo dove, forse c'è da fare la foto. Quella che ci chiedevano in una mini missione. Dovrebbero essere i resti di un qualcosa. Quindi, allora, intanto prendiamo il tesoro dal cane.
Spero ti basti quella. Quante me ne stai chiedendo stavolta? Ok, meno male, no? Perché avevo già date, mi sa, 5 stavolta. Non lo so. No, 4 forse. Quella era la quarta. Dove zampetti? Ah, è vicino. Wow, sei vicino. Alla faccia del vicino. L'ho visto. Grazie, bello. Grazie di cuore. Aspetta, ma ci hai perso fargli una carezzina? No, non c'è mo'. Peccato. Sarebbe piaciuto. Se la meritava. Allora, alziamolo. Beh, scusa, non volevo spaventarti. In effetti, ho quasi distrutto tutto. Là c'è Terry, tra l'altro, anche. Freccia di ghiaccio per 10. Ottimo. Eravamo in carenza di frecce. Direi che è l'ideale, veramente, aver trovato. Allora, Terry è qui. Chi è quello fuori? Che vuoi? Vorrei attraversare il deserto per andare a vedere le mie cose. A vendere le mie cose. Cavalli, asini affondano nella sabbia. Mi sa che c'era la luna rossa, ragazzi. Ho sentito una musica un po' strana. Lo sai che io vendo i migliori insetti della zona? Prego, prego, non essere timido. Dai un'occhiata. Ok, diamo un'occhiata. Libellule, ne ho di freschissime. Vieni, da un'occhiata. Libellule del sole e libellule del gelo. Ne abbiamo una a testa. Le ali di questa libellula contengono una sostanza che facilita la sudorazione. Con ingredienti mostruosi crea proporzioni per resistere al freddo e resistenti al calore. No, non ne ho bisogno, però sappiamo dove trovarle nel caso. Avessimo bisogno di pozioni. Sì, c'è decisamente luna rossa. Ma proprio decisamente. Ok. Intanto vado a prendere quella scatola, va, mentre aspetto il filmato. Ok. Era venuto da Terry per prendere degli oggetti, cioè per comprare roba per cucina, per cucinare appunto. E mi ha detto adesso non ci posso credere, uno scarabeo aitante, è una specie rarissima. Ti prego, ti va di darmelo? Non posso accettare un rifiuto. Che ne dici di una pozione leva fatica? È una mia pozione speciale basata sulle proprietà del granchio podista. Ok, scambiamola. Pozione leva fatica ci ridà un intero cerchietto di vigore e 3 cuori. Va bene. Sì, che bello, sono felicissimo. Questo è rarissimo. Oggi è proprio la mia giornata fortunata. Va bene. Allora, facciamo un altro affare. Allora, cosa cerchi? Oppure vuoi vendermi qualcosa? Vediamo un po' se ha le cose che volevo io di cucina. Non le ha, quindi ok. Cooking Zelda, diciamo, lo rimandiamo al prossimo episodio perché mi ci vogliono. Mi ci vogliono. Vi ci vogliono. Ok, mi ci vogliono alcune cosette che lui a quanto pare non ha. Perciò lo faremo poi. Io intanto compro tutto. Compriamo 20 frecce di legno. Sì, va bene, va benissimo. Wow, mamma mia. Abbiamo 32 adesso di frecce di legno. Grandi. Direi di partire a questo punto alla ricerca del ricordo, cioè proseguire verso sud-ovest. Vedere un po' dove andiamo a finire esattamente. Questo potrebbe essere uno Aiga, ma forse no. Tante donne, cosa vuole? Stavolta ce la... Garton, stavolta ce la farò, lo sento. Riuscirò a entrare nella cittadella Gerudo e tutte le ragazze mi accoglieranno. Guardate che posa voi, tra l'altro. No, no, è solo per lavoro, capisci? Davvero, è per una ricerca che sto facendo. Beh, ad ogni modo, è ora di aprire bottega. Ho solo ingredienti di ottima qualità. Ok, vediamo un po' tu cosa vendi. Questo è tutto ciò che ho da vendere. Ecco, guarda. Altre frecce di legno, mele, ghiande e cavallette Vigor. Non ci interessa assolutissimamente niente di quello che hai da offrirci. Quindi possiamo passare subito da lei. Una foca. Ah! Una foca nelle sabbie. Vigliacchi! Mamma mia! Spada suprema si è rotta. Questo potrebbe essere un guaio. In effetti. Non potrebbe. Questo è un guaio. Usiamo benissimo la scimitarra. Vieni qui prima di riattaccarti al maledettissimo resto dello scheletro. Allora, ok. Oggettini presi tutti. Tu. Cosa? Aspetta, che è questo? Freccia di legno. Buono. Tu chi sei esattamente? Wask? Ok, non è enorme questa qui. Ci sono davvero troppi mostri. Concordo. Ecco, prendi pure se vuoi. Cosa mi ha dato? Onigiri e i funghi picca picca. Aiuta a sopportare il freddo. Ok, quindi resistenza al freddo e 3 cuoricini. Ne avevamo anche già creati, mi sa, questi. Perché dovrei resistere al freddo in un posto come questo io esattamente? Quella ha tutta l'aria di essere... non lo so, un'oasi? Non lo saprei. Comunque lì c'è un sacrario. Mentre io do... Porta del deserto. Ah! È certo nel deserto di notte! Maledetto, fa freddo! Quindi è giusto, funziona, funziona la cosa. È normale che ci abbiano dato roba di resistenza al freddo, in effetti. Non è che è spuntato fuori qualcun altro, no! Ok, bene, in questa maniera. Questo è un arco laser rinforzato, non ci serve. Ma oggetti non ce ne ha dati neanche un po', ok. Sa che ne ho saltati qualcuno, ma per ora va bene così. Io procedo verso quell'oasi.
Perché la mia, il mio obiettivo è arrivare a quell'oasi, in teoria. Bello però il deserto. Ok, ora fa freddo. E visto che fa freddo, è arrivato il momento di mettersi... Questo? Dovrebbe bastare? Sì, basta. L'importante è questo. Non volevo togliermi troppa roba perché altrimenti... Che c'è lì nel mezzo? Ah, ok, lì nel mezzo c'è una ciu. No, tu non ci stai vedendo. È uno che è impazzito, letteralmente, praticamente. Ciu ciu, guarda, se mi vieni un po' più vicina ti faccio esplodere. Ti faccio prendere tutti quanti lì in quella zona. Basta che mi vedi e che ti avvicini un po'. Tipo anche lì va bene. Ok, mamma mia però, No, 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 sono neri questi. Questi li lasciamo lì dove sono, belli, tranquilli, rilassati. Che è quella spada, però? La vedo da qui io. Ma anche no, devo alzarmi. E se mi alzo, mi vedono loro molto probabilmente. Io ci provo. Cos'è? Uno spadone arrugginito. Facciamoli la foto che non l'avevamo mai fatta. Lo spadone arrugginito, perfetto. Non ci interessa nient'altro, quindi. Credo che possiamo tranquillamente tornare via, perché non ho nessuna intenzione di affrontare goblin neri e o altra roba. Ciao belli, ci vediamo un'altra volta in un'altra vita che è meglio. Sacrario, sacrario, mi sa che ricordo Glitta la prossima volta. Però quel sacrario lì è troppo ghiotto tecnicamente, troppo, troppo ghiotto. Lì c'è un Lisalfos, guardate come si sta nascondendo tra la sabbia. Sono belli però, sono veramente fatti bene i Lisalfos che si nascondono. Secondo me comunque davvero, o è la cittadella Gerudo, quella là, o qui siamo nei guai. Perché questa... Da tutta l'idea di essere una specie di tempesta di sabbia. Però per fortuna eravamo già indirizzati. Ah! Già indirizzati bene. Guardate anche la minimap, non mi fa vedere più assolutamente niente. Allora, cosa sono questi? Gli Lisalfos normali? Niente nero, niente di niente? No, perché se non sono neri né nulla possiamo andare tranquillamente lì dentro e fare strage, praticamente. Forse non era un sacrario. Ho visto male? Ma è tutta gente tra... Mamma mia! Ma che è questa cosa? Ma che no! Ma basta! Mi hanno fregato! Mi hanno rubato! Truffato! Mi hanno truffato! L'ho visto che mi hanno truffato! Aspetta un po', proviamo a usare la bacchetta delle meteore. Via così! Grandi! Grandi in questo modo! Ma anche no, grandi! Via di qui! Link, via di qui! Sono troppi! Sono eccessivamente troppi. Guardate là quanti diamine sono. Non mi arrendo. No, fosse l'ultima volta che... L'ultima cosa che faccio, ma... No, non mi arrendo. Ma che tipo di risalfa sono questi? Sono strani, sono molto strani questi qui. Oh, attaccami. Non così. Aspetta. Dai che ce la fa... Dai che ce la facciamo. E smettila di tirarmi quella schifezza. Volevo provare a vedere se riuscivo a fare un contrattacco. Anche per sbaglio. Non sembra funzionare benissimo. Oh, uno l'abbiamo tolto di mezzo. Ed è già qualcosa. Poi direi a questo punto di prenderci lo spadone Gerudo. No, lo spadone Gerudo, Ale, assolutamente no. Riprendi la scimitarra. Ho bisogno di uno scudo comunque, perché altrimenti non la raccontiamo. Ok, tu via di mezzo. Vai, dai, dai, che ce la facciamo a toglierne un altro. Mamma mia, che cattiveria però, eh. Vai, no. Mi hanno fregato. Odio quello. Quello lo odio proprio. Vieni qua. Ma mi stavo parando. Stavo premendo ZL. Perché non ha parato? Ma guardate voi se devo stare ad ammattire per prendere questi. Ah. Ci stiamo rischiando veramente troppo. Riesco con l'arco a fargli del male fisico non indifferente. Anche sì, forse. Un po'. Un po'. Un po'. Riprendiamoci una freccia. No. Aspettate, eh. No, questa va fatta. Ci vediamo magari tra un po', ma... Tanto ora non credo che cambierà molto rispetto a quello che abbiamo già fatto. Finalmente è entrato un contrattacco. Grandi in questo modo. Ma è nero questo. Cos'è? Mamma mia. È una belva. Sono belve questi però, eh. Link! Allora, proteggiti in qualche modo. Perfetto. Ok. Oh, mamma mia. Continua
Contrattacco, è entrato anche questo. Forse ce lo... No, non ce lo tagliamo di mezzo per niente. Manco per sbaglio. Però se mi iniziano a entrare contrattacchi qui addirittura forse ne portiamo due insieme. Quindi uno ce lo togliamo di mezzo sicuramente. Lo so, Scimitar Hair di Luna, ma ci servivi. Mamma mia. Ale, è arrivato il momento di mangiarci qualcosa. Che combattimento però. Mamma mia, che casino. Torta di carote, prendi fiato. Anche sì, mangiamole. Ci servono, ci serve tutto sta cosa. E un altro tolto. Mo vieni. Allora, prendiamoci un po' di questa roba. Questo che è? Uno scudo Lisal d'acciaio non ci serve al momento. Qui c'è altra roba da prendere. Spada reale! Mamma mia, che armi che avevano questi però, eh. Allora, la usiamo subito, guarda la spada reale. E vieni qua, un altro contrattacco, ora ho imparato. A forza di prenderle ho imparato un po' i, diciamo, i tempi per togliere di mezzo tutti questi. E qui c'era un artiglio. Prendiamoci, non ha sa sparare reale, me la fa prendere eventualmente. No, ok. Allora al momento stiamo senza. Vediamo un po' se riusciamo ad avvicinarci il più possibile. Ci sono. Stiamo continuando a prendere frecce di legno. Bene, in questo modo. Ora devo riuscire. Quello è esploso da solo, presumo. È un genio. È un genio quello. Costui è un genio. Comunque, allora vediamo un po' di colpirli magari dalla distanza, forse. Ce la facciamo? Sì? Questi, perché questi dovrebbero essere gli Salfos normali, sapete? Niente di più. Comunque abbiamo fatto strage veramente qui, eh. Cioè, ci siamo comportati veramente malissimo, però l'importante è essere riusciti a fare qualcosa di decente, se non altro. Spara. Ciao, bello. Ok, benissimo. Che mi sono fatto fregare da quelle lanternine lì, che pensavo fossero... No! Sparo prima io! Bene, scocco la freccia prima io. Wow, ok, scrigno sbloccato. Io spero che tu mi darai tanta roba, perché abbiamo veramente sudato le fatidiche sette camicie. Perché è stata veramente una tragedia qui fare tutto. Sconfiggere tutti quanti in questo posto. Ora, il punto è, dov'è lo scrigno? È dentro? O è qui fuori? Perché io non l'avevo ancora visto, sinceramente. Quando prendiamoci tutti questi oggettini che magari dal mostro, da Kilton, ci serviranno. Qui c'è un barilotto esplosivo. Quindi saliamo e vediamo un po' cosa conteneva. Spero davvero almeno un qualcosa di interessante. Tridente Gerudo. La lancia più comune tra le Gerudo. Manco. L'abbiamo già il tridente, non me ne faccio niente. Ah, tutto sto macello per nulla. Allora, per questo episodio direi che ci possiamo salutare qui con un bel combattimentozzo, ci siamo salutati, mamma mia che tragedia. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, così mi aiutate a crescere come canale, di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto, di seguirmi su Miiverse, Instagram e Telegram, aggiungermi agli amici di Steam, Switch e PlayStation Network e iscrivervi alle mie pagine Facebook e Twitter. Ovviamente tutto questo se vi va, trovate tutte le informazioni del caso in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Saluto ancora da Axios00 e alla prossima, sperando di venire fuori da qui, perché non è esattamente semplice la cosa. Ciao!